L'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi parliamo di un pezzo grosso in tutti i sensi, un masterpiece davvero strepitoso. Andremo a vedere anche brevemente altri modelli dedicati al personaggio di Motor Master da noi in Italia, Barracuda. Motor Master si trasformava in un Kenworth K100, una motrice con rimorchio che inevitabilmente, ovviamente, andava con tanta fantasia solleticata, andava ad associarlo ad Optimus Prime. Infatti c'era una sorta di rivalità tutta sua nella sua testa che culmina in un episodio in cui fanno un epico frontale dove avrà la peggio. Appunto, lui vuole essere il re della strada, quindi questa appunto sua modalità di camion associata ad Optimus è il suo pallino, perché lui sulla strada non ha pietà di nessuno. Appena si trova un Autobot vicino, non perde occasione per schiacciarlo e per frantumarlo, però appunto con Optimus gli è andata proprio male. Addirittura era in grado di frantumare blocchi di cemento in modalità motrice. A differenza di Optimus, che con la sola motrice andava a formare il robot, invece Motor Master forma il robot inglobando nella trasformazione l'intero rimorchio. Ovviamente questo dà un attimino difficoltà nel realizzare i modelli, in quanto un conto è avere un robot da una motrice, un conto avere tutto il rimorchio insieme alla motrice con un robot che in teoria è addirittura alto come o meno di Optimus Prime, quindi ingegneristicamente per i modelli è sempre stato difficile realizzare tutto ciò. Tuttavia, oggi andremo a vedere un modello masterpiece che ci è riuscito, quindi questo masterpiece della FanStoys che riesce da solo ad inglobare l'intero rimorchio e ad avere delle dimensioni pressoché in scala. Tornando al discorso cartoon, aveva anche un cannone, Motor Master, che gli permetteva di generare fortissime raffiche di vento. E adesso andiamo a parlare di un po' di modelli dedicati al personaggio e andiamo di là a parlarne. Andiamo a presentare velocemente la Motor Master Family. Abbiamo qui il Generation 1 1986. Questo dal box Gift Set Jig e questo acquistato loose per la doppia esposizione. Nonostante il robot ovviamente sia molto obsoleto nell'estetica, aveva comunque quattro modalità: robot, motrice con rimorchio, corpo del Gestalt e modalità rampa. Questa modalità rampa aveva anche un meccanismo a molla, presente tuttavia soltanto nella versione Takara giapponese, mentre nelle versioni americane ed europee, per le solite ragioni di sicurezza, era stato tolto. Inoltre, anticipo, come molti avranno già appurato tramite le news online, che il futuro rimorchio per il Masterpiece FanStoys si trasformerà anche in questa storica rampa. Linea Combiner Wars 2015, modello di fascia economica, costava circa 30 euro ed è un Voyager con delle plastiche davvero corpose per essere un modello economico,
anche la colorazione davvero notevole, tuttavia come robot aveva delle proporzioni molto discutibili e come corpo centrale del Gestalt è a mio parere sicuramente tra i peggiori di tutta la Combiner Wars. Infatti non penso sia un caso che proprio da Menazor siano partiti a rifarli tutti con appunto il Menazor Legacy. Nel 2022 arriva il Commander Class Legacy, come vedete qui il box chiuso, cosa che fanno anche per la Leader Class, mentre per la benedetta Plastic Free, Voyager e Deluxe hanno i box con finestrella aperta, quindi c'entra di tutto. Come diciamo ormai da mesi, speriamo che vadano a chiudere in questo modo tutti i box, almeno chiudi tutto con la carta, non metti la plastica e non entrano dentro le mosche e ci muoiono dentro. Questo Commander Class ha una motrice davvero notevole. Tutti i Commander Class, anche in questo caso ad esempio, è un Voyager Class la motrice, però essendo Commander Class ha dei tocchi in più sia come colorazione sia come fattura generale del modello, quindi ottimo come robot e come motrice. Anche il rimorchio, nonostante abbia delle proporzioni discutibili, è comunque bello solido, pesante, si trasforma in una modalità base rispetto ad esempio all'ultima armada, questa già è più credibile. Purtroppo hanno peccato nel Gestalt finale, che risulta con le gambe un po' corte e con questi talloni un po' osceni. Però lasciando stare il discorso Menazor, ripeto, come Motor Master questo Legacy nel complesso lo ritengo un buon prodotto. Ed arriviamo al protagonista del video. Partiamo con il nostro solito consacrato artista Johannes Vinci, che si occupa delle copertine di questi box, insieme a Simone Daraghiati, che si occupa della colorazione. Abbiamo il polistirolo classico nei box Fans Toys. Come già accennato negli altri video, quello di Motor Master è l'unico tra gli stanti con Fans Toys ad avere anche una bolla in plastica a copertura e chiusura del box, mentre gli altri sono tutti chiusi con il polistirolo. Ovviamente solito libretto di istruzioni e card del personaggio. Ed ecco il nostro colosso. Dunque, in piena oggettività posso affermare con tutta la tranquillità del caso che a mio parere, ma ripeto oggettivamente, siamo di fronte ad uno dei migliori masterpiece proprio della storia, di tutta la produzione masterpiece, in quanto abbiamo un robot davvero notevolissimo, nonostante le dimensioni è posabilissimo, ha una trasformazione memorabile che appunto riesce a creare un mass shifting tale dove avremo una motrice che sarà in scala con la stessa motrice masterpiece di Optimus Prime e tutto il rimorchio sarà tirato fuori da questo robot. Quindi questo è veramente un capolavoro con la C maiuscola. Solita qualità Fans Toys, quindi plastiche, peso, metallo, qualità della verniciatura, vediamo qui scultura e colorazione del viso, bellissimi questi inserti traslucidi sul petto e sulle gambe. Bellissimo questo effetto mass shifting, dove sembra praticamente di avere il camion che si è rimpicciolito sui piedi come nei Transformers cartoon. Ovviamente questo è tutto un discorso di fake che ormai è strausato nei masterpiece, però è l'unico modo per
generare un mass shifting così, diciamo, aggressivo, perché ovviamente è impossibile che il camion reale si possa rimpicciolire in questo modo sui piedi. Quindi l'unico modo è appunto usare l'escamotage di questi piedi fake, così come vengono usati il petto fake nelle auto, eccetera. Le uniche due cose che a mio gusto non sono molto belle, ma sono piccolezze davvero in un contesto di accuratezza maniacale, è l'interno di questi piedi. Come vedete c'è un leggero vuoto che dà quasi un effetto ciabatta qui all'interno, però all'esterno e dietro comunque non si vede nulla. E poi abbiamo questo backpack che potrebbe sembrare brutto, però ricordiamoci che l'intero rimorchio viene tutto compresso qui, e quindi come backpack è più che accettabile proprio per la funzionalità che ha. Come accessori ha la pistola, la spada ed un viso opzionale. Parlando di scale tra robot, direi che è venuto un po' altino. Questo è il masterpiece della Magic Square, che all'altezza standard per Optimus Prime, come vedete, è un po' più alto. In teoria dovrebbe essere o alto uguale o addirittura un po' più basso. Come già detto negli altri video, non c'è una scala ufficiale nei 7A per quanto riguarda gli Stanticons, quindi sappiamo per certo che è un Constructicon, quindi gli Excavators in Italia per intenderci erano alti più o meno come un Seeker, quindi un po' più bassi di Optimus Prime, quindi qui ci siamo. Lui, diciamo, siccome è un leader, facciamo che ci può anche stare che sia così alto. Ripeto, dovrebbe essere un po' più basso, però ci sta, tenendo conto che praticamente un intero rimorchio viene inglobato all'interno, quindi qualche centimetro in più glielo concediamo alla grande. Quindi secondo me è un buon compromesso, quindi un leader bello grosso, gli Stanticons più bassi di Optimus Prime e Megatron, quindi alti più o meno come dei Seekers e di Constructicons nei 7A, e ovviamente gli Autobot standard, questo è il masterpiece Takara Smokescreen, ovviamente sono più bassi in quanto più bassi dei Seekers stesso, che a loro volta sono alti come gli Stanticons e i Constructicons. Insomma, ci siamo capiti. Ed eccoci arrivati al nostro momento birretta che andiamo ad aprire, e voilà, andiamo a sorseggiare ed a trasformare.
Abbiamo assistito ad un vero e proprio miracolo ingegneristico. È incredibile che da quel robot si tiri fuori l'intero rimorchio. È l'unico dei masterpiece in circolazione terze parti a riuscire a farlo. Quindi, al di là del discorso Menazor, come personaggio Motor Master è l'unico che incarna l'essenza del personaggio, cioè da motrice e rimorchio si va a ricavare un robot con un mass shifting ovviamente inverso, e avete visto l'ingegneria è incredibile. Ancora più incredibile che in una trasformazione così complessa tutti i passaggi siano ampiamente fluidi, quindi sì, ovviamente molto elaborata per arrivare ad un risultato del genere, ma vi assicuro tutti i passaggi sono molto fluidi e assolutamente non è cosa facile o scontata in un modello di tale complessità. Dettagliatissimo, lo vedete, non aggiungo altro, davvero un modello spettacolare. Qui, in comparazione con il Masterpiece Takara Nemesis Prime, che è uguale identico al Masterpiece 44, ovviamente soltanto ricolorato, come vedete il miracolo è compiuto. La cabina della motrice è perfettamente in scala con un modello che però non ha il rimorchio ovviamente integrato. Qui in comparazione con il Nemesis Prime invece in robot mode. Come potete vedere, questo bestione di camion si compatta tutto e diventerà un robot che sarà appena più alto di questo masterpiece. Davvero incredibile. Qui in comparazione con il rimorchio del Masterpiece 10. Ovviamente questo è leggermente più lungo e più largo, però cosa ve lo dico a fare? Qui siamo veramente nella fantascienza. E dunque, in piena obiettività, vi darò un consiglio di cuore. Anche se avete già dei Menazor completi Masterpiece, anche se deciderete di non completare il Menazor Fanstoys, vi consiglio in piena obiettività, ma anche di vero cuore, di acquistare comunque questo Motor Master come personaggio a sé stante, al di là del discorso Menazor, poiché per quanto mi riguarda siamo di fronte ad uno dei migliori Masterpiece mai prodotti per quanto riguarda ingegneria. È tutto quello che avete visto, quindi davvero di cuore, al di là di Menazor, questo è un modello a mio parere che non dovrebbe mancare in nessuna collezione. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.